Ciao, bentornato, benvenuto sul pensiero non lineare. Sono la dottoressa di una psicologa clinica e sono molto lieta di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio tra intorno alle stanze della psicologia. Il viaggio di oggi sarà molto particolare, un viaggio che mi, insomma, emoziona particolarmente perché in realtà voglio fare un viaggio un po' più lungo, un viaggio proprio nella psicanalisi. Proverò infatti a prestar voce al maestro Freud, al maestro Sigmund Freud. E voglio infatti leggerti l'incipit di alcune sue lezioni. Voglio presentarti infatti proprio il lavoro che è poi conosciuto insomma come introduzione alla psicanalisi. In particolare si tratta della prima e della seconda serie di lezioni. Però aspetta, 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 facciamo una cosa. Mettiti veramente comodo, prenditi insomma il tuo tempo e immaginiamo un po' di essere in questi fumosi caffè di Vienna, perché sì, Freud è uno di quei personaggi, di quelle persone, di quelle grandissime menti con cui prenderei volentieri un bel caffè e fumerei un sigaro in questa città fantastica che è Vienna, che è comunque una delle città del mio cuore. E sì, sono un po' emozionata. Allora facciamo una cosa. 3, 2, 1. Mettiti comodo che si parte. Ciò che presento qui al pubblico come introduzione alla psicanalisi non vuole in alcun modo entrare in competizione con le già esistenti esposizioni generali di questo ramo del sapere. Si tratta della fedele riproduzione di lezioni da me tenute nei due semestri invernali del 1915-16 e 1916-17, dinanzi ad un uditorio composto da medici e profani di entrambi i sessi. Tutte le particolarità destinate a sorprendere i lettori di questo libro si spiegano con le condizioni in cui esso ebbe origine. Non era possibile conservare nell'esposizione la fredda calma di una dissertazione scientifica. L'oratore dovette anzi proporsi di non lasciar ristagnare l'attenzione degli ascoltatori, dato che le lezioni duravano quasi 2 ore. Per motivi contingenti si rese inevitabile ripetere la trattazione di uno stesso argomento, affrontandolo per esempio una prima volta in rapporto all'interpretazione dei sogni e poi ancora in rapporto ai problemi della nevrosi. La disposizione della materia fece anche sì che alcuni temi importanti, come ad esempio quello dell'inconscio, non potessero venir trattati esaurientemente in un unico punto, ma dovessero essere ripresi e abbandonati varie volte, nell'attesa che si presentasse una nuova occasione per aggiungere qualcosa alla loro conoscenza. Chi ha familiarità con la letteratura psicanalitica troverà in questa introduzione poche cose di cui non potrebbe venire a conoscenza da altre pubblicazioni assai più particolareggiate. Pure, un bisogno di compiutezza e di sintesi ha costretto l'autore ad avvalersi di alcuni punti, l'eziologia dell'angoscia, le fantasie isteriche, anche di materiale finora divulgato. Vienna, primavera 1917, Freud. Lezione 1. Introduzione. Signore e signori, non so quanto ognuno di voi sappia sulla psicanalisi, dalle sue letture o per sentito dire. Sono comunque obbligato dalla formulazione letterale del programma annunciato, Introduzione elementare alla psicanalisi, a trattarvi come se non ne sapeste nulla e aveste bisogno di una prima informazione. Posso, tuttavia, presupporre quantomeno che voi sappiate che la psicanalisi è un procedimento per il trattamento medico delle malattie nervose e quindi darvi subito un esempio di come in questo campo parecchie cose procedano in modo diverso, spesso addirittura opposto, che altrove nella medicina. Altrove, quando sottoponiamo un malato a una tecnica medica a lui nuova, siamo soliti svalutargli negli inconvenienti e fargli rassicuranti promesse circa i risultati del trattamento. Ritengo che ne abbiamo il diritto perché con questa condotta aumentiamo la probabilità di successo. Quando invece prendiamo un nevrotico in trattamento psicanalitico, ci comportiamo diversamente. Gli prospettiamo le difficoltà del metodo, la sua lunga durata, gli sforzi e i sacrifici che esso costa e, per quanto concerne il risultato, diciamo di non poterglielo promettere con certezza, che esso dipende dal suo comportamento, dalla sua comprensione, dalla sua docilità, dalla sua perseveranza. Per comportarci in modo apparentemente così assurdo, abbiamo naturalmente i nostri buoni motivi, di cui forse in seguito potrete rendervi conto. Non abbiate dunque a male se all'inizio vi tratterò in modo simile a questi malati nevrotici. In fondo, vi sconsiglio di venire ad ascoltare la prossima volta.
In accordo con tale intento, vi prospetterò le imperfezioni inevitabilmente connesse con l'insegnamento della psicanalisi e le difficoltà che si oppongono all'acquisizione da parte vostra di un giudizio personale in proposito. Vi mostrerò come tutto l'indirizzo della vostra precedente formazione e tutte le vostre abitudini mentali debbano inevitabilmente rendervi avversari della psicanalisi e quanto resti da superare in voi stessi per aver ragione di questa avversione istintiva. Non posso naturalmente predirvi quale profitto per la comprensione della psicanalisi trarrete dalle mie comunicazioni, ma vi assicuro che il loro ascolto non potrà insegnarvi a intraprendere un'indagine o a eseguirne un trattamento psicanalitico. Se poi tra voi dovesse trovarsi qualcuno che non si sentisse soddisfatto di un simile contatto fuggevole con la psicanalisi, ma volesse entrare con essa in una relazione durevole, non solo lo sconsiglierei, ma lo metterei in guardia in modo specifico. Allo stato attuale delle cose, egli si distruggerebbe con una simile scelta professionale, ogni probabilità di successo universitario, e se entrasse nella vita come medico praticante, si troverebbe in una società che non comprende i suoi sforzi, considera con diffidenza e ostilità chi li compie e gli sguinzaglia contro tutti gli spiriti maligni che covano in lei. Forse proprio i fenomeni concomitanti della guerra che infuria oggi in Europa possono darvi un'idea di quanto questi spiriti maligni siano numerosi. Vi è tuttavia un buon numero di persone per le quali tutto ciò che può diventare un nuovo elemento di conoscenza mantiene, nonostante questi inconvenienti, le sue attrattive. Se alcuni di voi sono di questa tempra e vorranno ripresentarsi per qui la prossima volta, non curandosi dei miei ammonimenti, saranno i benvenuti. Tuttavia, però, avete il diritto di apprendere in cosa consistano le difficoltà della psicanalisi cui ho accennato. Comincerò con le difficoltà dell'insegnamento, dell'addestramento nella psicanalisi. Nell'insegnamento della medicina siete stati abituati a vedere. Vedete il preparato anatomico, il precipitato della reazione chimica, l'accorciamento del muscolo come risultato della stimolazione dei suoi nervi. Più tardi viene presentata ai vostri sensi l'ammalato, i sintomi del suo male, gli esiti del processo morboso, in numerosi casi persino gli agenti della malattia allo stato puro. Nelle discipline chirurgiche siete testimoni degli interventi con i quali si presta aiuto al malato e potete tentare voi stessi l'esecuzione. Anche nella psichiatria, la presentazione del malato, con la sua mimica alterata, il suo modo di parlare e il suo comportamento, vi forniscono una quantità di osservazioni che lasciano a voi impressioni profonde. Così il docente di medicina svolge prevalentemente la parte di una guida e di un commentatore che vi accompagna attraverso un museo, mentre voi ottenete il contatto immediato con gli oggetti e siete certi che la vostra convinzione dell'esistenza dei nuovi fatti sia frutto della vostra percezione. Purtroppo va diversamente nella psicanalisi. Nel trattamento analitico non si procede a nient'altro che a uno scambio di parole tra l'analizzato e il medico. Il medico parla, racconta di esperienze passate ed impressioni presenti, si lamenta, ammette i propri desideri e impulsi emotivi. Il medico ascolta, cerca di dare un indirizzo ai processi di pensiero del paziente, lo esorta, sospinge la sua attenzione verso determinate direzioni, gli fornisce alcuni schiarimenti e osserva la reazione di comprensione o di rifiuto che in tal modo suscita nel malato. I parenti incolti dei nostri malati, inoltre, cui fa impressione solo ciò che si può vedere e toccare, di preferenza azioni come quelle che si vedono al cinematografo, non trascurano mai di esternare i loro dubbi. Soltanto con dei discorsi si possa concludere qualcosa con la malattia. Naturalmente, questo è un modo di pensare tanto ristretto quanto incoerente. Si tratta di quelle stesse persone che sono sicurissime che i sintomi dei malati non sono altro che immaginazioni. Originariamente le parole erano magie e ancora oggi la parola ha conservato molto del suo antico potere magico. Con le parole un uomo può rendere felice l'altro o spingerlo alla disperazione. Con le parole l'insegnante trasmette il suo sapere agli allievi. Con le parole l'oratore trascina con sé l'uditorio e ne determina i giudizi e le decisioni. Le parole suscitano affetti e sono il mezzo comune con il quale gli uomini si influenzano tra loro. Non sottovaluteremo quindi l'uso della parola nella psicoterapia e saremo soddisfatti se ci verrà data l'occasione di ascoltare le parole che si scambiano all'analista e al suo paziente. Ma nemmeno questo c'è possibile. Il colloquio nel quale consiste il trattamento psicanalitico non ammette alcun ascoltatore, non si presta a dimostrazioni. È vero che anche un nevrastenico, un isterico può essere presentato agli studenti in una lezione di psichiatria. Ma allora racconta le sue pene, i suoi sintomi, nient'altro. Le comunicazioni di cui l'analisi ha bisogno
Egli le fa solo a condizione che esista un particolare legame emotivo con il medico. Ammutolirebbe non appena notasse un solo testimone a lui indifferente. Queste comunicazioni riguardano infatti la parte più intima della sua vita psichica. Tutto ciò che, come persona socialmente autonoma, egli deve nascondere di fronte ad altri. E inoltre tutto ciò che, come personalità unitaria, non vuole confessare a se stesso. Voi non potete dunque essere presenti come ascoltatori a un trattamento psicanalitico, potete soltanto sentirne parlare e farete conoscenza con la psicanalisi in senso stretto solo per sentito dire. Con questo insegnamento, per così dire, di seconda mano, venite a trovarvi in una condizione del tutto insolita ai fini della formazione di un giudizio. Quest'ultimo dipenderà evidentemente, per la maggior parte, dalla fede che potete prestare all'informatore. Supponete per un attimo di non esservi recati a una lezione di psichiatria, ma di storia, e che il relatore vi parli della vita e delle imprese militari di Alessandro Magno. Che motivi avreste per credere alla veridicità delle sue comunicazioni? A tutta prima, la situazione sembra essere ancora più sfavorevole che nel caso della psicanalisi, poiché il professore di storia non ha preso più parte di voi alle spedizioni di Alessandro. Lo psicanalista almeno vi parla di cose di cui egli stesso ha svolto una funzione. Ma allora si tratta di sapere ciò che conferisce credibilità allo storico. Egli può rimandarvi ai resoconti di antichi scrittori che furono contemporanei o almeno più vicini nel tempo agli avvenimenti in questione, ossia i libri di Diodoro, Plutarco, Arriano e altri. Può mostrarvi riproduzioni delle monete delle statue del re che si sono conservate e farvi passare di mano in mano una fotografia del mosaico pompeiano della battaglia di Isso. A rigore, però, tutti questi documenti dimostrano soltanto che già generazioni precedenti hanno creduto all'esistenza di Alessandro e alla realtà delle sue gesta, e a questo punto la vostra critica potrebbe ricominciare da capo. Essa troverà allora che non tutto quanto è stato riferito su Alessandro è degno di fede o è accettabile nei particolari. Eppure non posso credere che per questo lascerete l'aula dubitando della realtà di Alessandro Magno. La vostra decisione sarà determinata principalmente da due considerazioni. In primo luogo, che il relatore non ha alcun motivo pensabile per spacciare per vero davanti a voi ciò che egli stesso non ritiene tale. E in secondo luogo, che tutti i libri di storia reperibili espongono gli avvenimenti in modo pressappoco simile. Se poi vi addentrate nell'esame delle fonti più antiche, prenderete in considerazione gli stessi fattori, cioè i possibili motivi degli informatori e la concordanza delle testimonianze. Nel caso di Alessandro, l'esito dell'esame sarà senz'altro rassicurante, sarà probabilmente diverso se si tratta di personalità come Mosè. Quanto invece ai dubbi che potrete sollevare circa la credibilità del vostro informatore psicanalitico, avrete in seguito l'opportunità di individuarli con sufficiente chiarezza. Ora avete il diritto di domandare. Se non esista alcuna convalida oggettiva della psicanalisi e alcuna possibilità di dimostrarne l'attendibilità, come si può mai apprenderla e convincersi della verità delle sue affermazioni? Questo apprendimento effettivamente non è facile, e infatti non sono molte le persone che hanno appreso la psicanalisi come si deve. Eppure una via d'accesso esiste, naturalmente. La psicanalisi si impara innanzitutto su se stessi, mediante lo studio della propria personalità. Ciò non coincide perfettamente con quello che si usa definire autosservazione, ma l'occorrenza può essere compreso in essa. Esiste tutta una serie di fenomeni psichici molto frequenti e universalmente noti, che dopo un certo addestramento tecnico possono essere fatti oggetto di analisi in noi stessi. In tal modo ci si riesce a persuadere della realtà dei processi descritti dalla psicanalisi e dall'esattezza delle sue concezioni. Comunque, al progredire su questa strada sono posti determinati limiti. Si progredisce molto di più se ci si fa analizzare da un analista esperto, se si sperimentano gli effetti dell'analisi sul proprio io, cogliendo simultaneamente l'opportunità di capire al proprio analista le più sottili regole tecniche del procedimento. Quest'ottimo metodo, naturalmente, è accessibile sempre soltanto a una persona alla volta, mai a un intero corso. Di una seconda difficoltà nel vostro rapporto con la psicanalisi non posso più ritenere responsabile quest'ultima, ma voi stessi, miei ascoltatori, almeno quelli di voi che finora si sono occupati di studi di medicina. La vostra precedente formazione ha dato alla vostra attività intellettuale un determinato indirizzo che conduce lontano dalla psicanalisi. Siete stati addestrati a dare un fondamento anatomico alle funzioni dell'organismo e ai suoi disturbi, a spiegarli chimicamente e fisicamente e a conceperli biologicamente, mentre neanche un briciolo del vostro interesse è stato indirizzato verso la vita psichica, nella quale pur culminano le prestazioni di questo organismo meravigliosamente complesso.
Perciò vi è rimasto estraneo il modo di pensare psicologico in generale, essendovi voi abituati a considerarlo con diffidenza, a contestare il carattere di scientificità e a lasciarlo ai profani, ai poeti, ai filosofi della natura e ai mistici. Questa limitazione costituisce certamente un danno per la vostra attività medica, dal momento che il malato, come sempre avviene nei rapporti umani, vi mostrerà dapprima la sua facciata psicologica e io temo che sarete costretti per castigo a lasciare una parte dell'influsso terapeutico al quale aspirate, ai medici dilettanti, ai guaritori empirici e ai mistici, tutta gente che voi disprezzate. Non mi è ignota la scusante che si può invocare per questa lacuna della vostra preparazione. Manca una scienza ausiliaria filosofica che possa soccorrervi nei vostri intenti medici. Né la filosofia speculativa, né la psicologia descrittiva o la cosiddetta psicologia sperimentale connessa alla fisiologia degli organi di senso, così come vengono insegnate nelle scuole, sono in grado di dirvi qualcosa di utile sulla relazione tra il corpo e lo psichico, nonché di fornirvi la chiave per la comprensione di un eventuale disturbo delle funzioni psichiche. Nell'ambito della medicina, la psichiatria si occupa bensì di descrivere disturbi psichici osservabili e di raggrupparli in determinati quadri clinici, ma nei loro momenti di sincerità, gli stessi psichiatri dubitano che le loro esposizioni, puramente descrittive, meritino il nome di scienza. I sintomi che compongono questi quadri morbosi sono sconosciuti per quanto riguarda la loro origine, il loro meccanismo e i loro reciproci legami. Ad essi non corrisponde alcuna dimostrabile alterazione dell'organo anatomico della psiche, oppure vi corrispondono alterazioni nelle quali non si può trarre alcun chiarimento. Questi disturbi psichici sono accessibili a un flusso terapeutico solo quando possono venire riconosciuti come effetti collaterali di una qualsiasi altra affezione organica. Ecco la lacuna che la psicanalisi si sforza di colmare. Essa vuole dare alla psichiatria il fondamento psicologico che le manca. Spera di scoprire il terreno comune sulla cui base divenga comprensibile la convergenza del disturbo fisico con quello psichico. A questo scopo deve tenersi libera da ogni ipotesi preconcetta di natura anatomica, chimica o fisiologica, ad essa estranea, e deve operare esclusivamente con concetti ausiliari di natura meramente psicologica. Appunto per questo temo che in un primo tempo vi apparirà peregrina. Per ciò che riguarda un'ultima difficoltà, non voglio rendere corresponsabili voi, la vostra precedente formazione o il vostro atteggiamento mentale. Con due delle sue affermazioni, la psicanalisi offende il mondo intero e se ne attira l'avversione. Una di esse urta contro un pregiudizio intellettuale, l'altra contro un pregiudizio estetico-morale. Dobbiamo stare attenti a non trascurare troppo questi pregiudizi, essi sono potenti. Sono sedimentati e sono sedimenti di evoluzioni utili o addirittura necessarie dell'umanità. Vengono mantenuti in vita da forze affettive e la lotta contro di esse è una lotta difficile. La prima di queste sgradevoli affermazioni della psicanalisi è che i processi psichici sono di per sé inconsci e che tutta la vita psichica sono consce soltanto alcune parti ed alcune azioni singole. Tenete presente che al contrario, noi invece siamo abituati ad identificare lo psichico con il cosciente. La coscienza è da noi ritenuta addirittura la caratteristica che definisce lo psichico, la psicologia, la dottrina dei contenuti della coscienza. Anzi, questa equiparazione ci sembra talmente ovvia che crediamo di avvertire come un palese controsenso ogni sua contestazione. Tuttavia la psicanalisi non può fare a meno di sollevare questa contestazione, né può accettare l'identità di cosciente e psichico. Secondo la sua definizione, lo psichico consiste in processi quali il sentire, il pensare, il volere, ed essa deve sostenere che esiste un pensiero inconscio e un volere di cui non si è consapevoli. Con questo si è però giocata fin da subito, fin dall'inizio, la simpatia di tutti gli amici della sobrietà scientifica e si è attirata il sospetto di essere una fantasiosa dottrina occulta che vorrebbe costruire al buio e pescare nel torbido. Voi naturalmente, miei ascoltatori, non potete ancora capire con quale dritto io possa tacciare di pregiudizio una proposizione di natura così astratta come lo psichico e il cosciente. Né potete indovinare per quale strada si sia giunti al disconoscimento dell'inconscio, ammesso che esso esista, e quale vantaggio sia potuto risultare da questo disconoscimento. La questione se si debba far coincidere lo psichico con il cosciente o estenderlo al di là di esso suona come una vuota disputa verbale. E tuttavia posso assicurarvi che con la missione di processi psichici inconsci si è aperto un nuovo, decisivo orientamento nel mondo e nella scienza. Non può non esservi altrettanto nascosta l'intima connessione che collega questa prima audacia della psicanalisi alla seconda, di cui sto per parlarvi. Quest'altra proposizione che la psicanalisi rivendica come una delle proprie scoperte
afferma che alcuni moti pulsionali, i quali non possono essere chiamati che sessuali, sia in senso stretto che in senso più lato, hanno una grandissima parte, finora non apprezzata a sufficienza, nella determinazione delle malattie nervose e mentali. Afferma inoltre che questi stessi impulsi sessuali forniscono un contributo che non va sottovalutato alle più alte creazioni culturali, artistiche e sociali dello spirito umano. Stando alla mia esperienza, l'avversione per questo risultato della ricerca psicanalitica è il più importante motivo della resistenza che si è incontrato. Volete sapere come ce lo spieghiamo? Noi riteniamo che la civiltà si sia formata sotto l'urgenza delle necessità vitali a spese del soddisfacimento delle pulsioni e che essa venga in gran parte continuamente ri ricreata ex novo, quando il singolo che fa il suo primo ingresso nella comunità umana, riprende il sacrificio del soddisfacimento delle pulsioni a favore della società. Tra le forze pulsionali così impiegate, quelle degli impulsi sessuali hanno un ruolo importante. In questo processo, esse vengono sublimate, ossia distolte dalle loro mete sessuali e rivolte a mete socialmente superiori e non più sessuali. Questa costruzione però è labile, le pulsioni sessuali sono domate a fatica. In ciascun individuo che debba associarsi all'opera di civilizzazione, sussiste il periodo che le sue pulsioni sessuali si rifiutino di essere impiegate in questo modo. La società crede che non vi sia minaccia più forte della sua civiltà, di quelle che descriverebbero dalla liberazione delle pulsioni sessuali e dal loro ritorno alle mete originarie. La società non ama quindi che le si rammenti questa instabile componente del suo fondamento, non ha alcun interesse che venga riconosciuta la forza delle pulsioni sessuali ed esplicita l'importanza della vita sessuale per il singolo. Anzi, con intento educativo, ha seguito la via di distogliere l'attenzione da tutto questo campo. Perciò essa non tollera il risultato della ricerca psicanalitica che abbiamo testé menzionato, preferirebbe di gran lunga stigmatizzarlo come esteticamente riluttante e moralmente riprovevole. O qualcosa di pericoloso. Ma queste obiezioni non intaccano per nulla quello che pretende di essere il risultato oggettivo di un lavoro scientifico. La contestazione deve essere portata sul piano intellettuale se vuol farsi sentire. Ora, l'inclinazione a ritenere non vero quello che non piace è propria della natura umana, per cui è facile trovare argomenti che si pongono in contrasto con ciò. La società fa quindi diventare non vero ciò che è spiacevole. Contesta le verità della psicanalisi con argomenti logici obiettivi, ma scaturiti da fonti affettive, e trasformandole in pregiudizi mantiene salde queste obiezioni contro ogni tentativo di confutazione. Noi tuttavia possiamo affermare, signore e signori, che formulando queste proposizioni controverse non abbiamo seguito assolutamente alcun partito preso. Abbiamo inteso soltanto dare espressione a un dato di fatto che ritenevamo di aver stabilito grazie a un lavoro faticoso. Inoltre reclamiamo il diritto di respingere incondizionatamente l'ingerenza di considerazioni pratiche nel lavoro scientifico, ancora prima di aver indagato se il timore che vuol dettarci questa considerazione sia giustificato o meno. Queste, dunque, sono alcune delle difficoltà che incontrerete nell'occuparvi di psicanalisi. Forse sono più che sufficienti per un inizio. Se siete in grado di superare l'impressione che vi hanno fatto, potremo andare avanti. Bene, direi che insomma il nostro viaggio è giunto al termine. Mi scuso per qualche insomma magari ritardo nella lettura, qualche piccolo errore, però come dicevo sono molto emozionata in realtà perché leggere le parole scritte da Freud, tra l'altro insomma abbiamo detto sono delle lezioni del 1916 e sono quanto mai attuali, cioè insomma per chi si occupa poi di ramo psi per così dire o comunque chi fa proprio la clinica applicata. Fa sempre un certo effetto rendersi conto che forse alcune cose non sono mai cambiate e chissà se mai cambieranno, chi può dirlo? Quindi, insomma, con questa vena un po' fumosa, perché continuo ad immaginare questo sigaro del maestro che, insomma, riempie la mia stanza, ti lascio col motto del nostro canale che finisce bene quel che comincia male. E ti ricordo però che l'aereo del pensiero non lineare non si ferma mai, quindi domani se lo vorrai io sarò sempre qui, sempre rigorosamente senza scarpe. Spero meno emozionata. E allora, non slacciare le cinture, alla prossima. Grazie per il tempo che mi hai dedicato. Ciao.